antidemagogiche, dirigisti, ignoranti, civili e razzisti! Leggo lo slogan vecchio e consumato che non si mettono le mani nelle tasche degli italiani. Certo, degli italiani che comandano, che possiedono, che corrompono. Nelle mie di tasche le mani le stanno mettendo da tempo e le mettono oggi quando demoliscono la scuola dei miei due figli, quando mi tagliano servizi indispensabili, quando ammanettano i miei compatrioti che hanno perso il lavoro dopo anni di sacrifici e di schiavismo. In Italia, sì, di schiavismo, perché anche a questo purtroppo assistiamo e soprattutto anche a questo qualcuno pretende di baciare a mezzo stampa. Gli hanno detto uno dei loro, come italiano, un 85%, anziché l'attuale 75%, dicono per arginare il fenomeno dei cosiddetti invalidi, ma questo è una fregatura per i veri invalidi, perché sono veri invalidi anche quelli dell'80, del 60, e hanno bisogno di aiuti, non di altre umiliazioni. Questo no, deve essere gridato da tutta la comunità italiana, dalle sue componenti più consapevole. Deve essere gridato ad altissima voce dai milioni di immigrati che non hanno voce.